Dal 5 all'8 giugno il maschio angioino accoglierà la settimana della cultura coreana, presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Sarà un'occasione singolare per conoscere l'arte e la storia della Repubblica Asiatica con cinema, mostre, concerti, costumi e arti marziali. Questa lontananza geografica tra l'Italia e la Corea non facilita la conoscenza reciproca, però proprio l'intento di questa settimana della cultura coreana è quella di far conoscere meglio a Napoli la cultura coreana in generale, ed è per questo che abbiamo organizzato nei minimi dettagli questa settimana della cultura coreana per presentare al meglio la nostra cultura. I visitatori potranno indossare il costume tradizionale hanbok e prender parte a un laboratorio per la lavorazione della tipica carta hanji per creare ventagli e specchietti. Un'intera serata sarà dedicata alle arti marziali acrobatiche e in particolare al taekwondo. Lo scambio culturale è sempre stato alla base però degli scambi commerciali, degli investimenti, degli scambi fra aziende. Credo che oggi e nei prossimi giorni festeggeremo queste possibilità. Oggi è la quinta economia del mondo, guarda all'Europa, all'Italia e dalla settimana prossima al sud del paese, in quanto non c'era mai stato un accredito ufficiale di un ambasciatore giù sotto Roma. Stiamo portando assieme uno scambio culturale e l'ipotesi di concreti scambi commerciali. Le due cose hanno sempre viaggiato assieme e abbiamo la fortuna di avere un territorio interessantissimo per loro da questo punto di vista. Ma io invito le persone a venire ai laboratori che ci saranno in questi tre giorni. Io ho iscritto mia figlia, insomma verrà quelli della carta, quelli degli abiti tradizionali, e noi abbiamo anche tanto da raccontare in questo senso. La settimana della cultura coreana è promossa dall'Istituto Culturale Coreano in collaborazione col Comune di Napoli. Tutti gli eventi sono gratuiti. Proprio l'altro giorno ho avuto la fortuna di ascoltare una cantante lirica, una giovane cantante lirica della Corea, proprio nella Sala dei Baroni, in un concerto di solidarietà con la Costa d'Avorio, quindi questo ponte che attraversa tutti i continenti, multicolore, multiculturale, interreligioso, veramente di grandissimo livello. E pensavo appunto che la lirica, la nostra grande tradizione musicale, è davvero un grande ponte culturale e anche un modo perché l'Italia mantenga nel mondo il proprio prestigio culturale e anche la conoscenza della nostra lingua, che purtroppo dai nostri governi in tutti questi anni è stata abbandonata e negletta, così come la nostra cultura, che invece rappresenta la leva da cui possiamo ripartire.